Maurizio Costanzo, chi sono i figli e le quattro mogli? Maurizio Costanzo si è spento nella clinica Paideia di Roma, lasciando un grande vuoto in tutte le persone che l'hanno amato, ma anche conosciuto soltanto dalla televisione. A quanto pare le sue condizioni sono precipitate in fretta e nessuno si sarebbe aspettato questo epilogo. Nel corso delle prossime settimane, però, arriveranno sicuramente notizie più certe su quello che è successo. Costanzo ha avuto tante donne importanti che l'hanno accompagnato nelle varie tappe della sua vita. Il suo primo matrimonio risale al 1963, con la reporter Loro Sammartino. Successivamente però la loro storia d'amore è finita, e nel 1973 è arrivato il matrimonio con Flaminia Morandi, finito poi nel 1984. Da queste nozze sono nati due dei suoi figli. Nel 1978 Costanzo ha avuto una relazione con Simona Izzo, che è poi sfociata in una convivenza durata dal 1983 al 1986. Anche tra loro la relazione è finita e nel 1989 è arrivato il terzo matrimonio di Maurizio, uno dei più noti, ossia quello con Marta Flavi. I due sono rimasti sposati fino al 1995, ma nei fatti le loro nozze sono durate soltanto un anno, dopo tre di fidanzamento. Proprio il 28 agosto di quell'anno, il 1995, è arrivato il matrimonio con l'amatissima Maria De Filippi, celebrato da Francesco Rutelli. I due non si sono più lasciati fino alla fine ed entrambi hanno dedicato belle parole l'uno all'altra, in più di un'occasione. Maurizio Costanzo ha anche dei figli, tre, nello specifico. Si tratta di Camilla, Saverio e Gabriele. I primi due sono arrivati dal matrimonio con Flaminia Morandi, mentre il terzo è stato adottato da lui e da Maria De Filippi. Camilla è la primogenita ed è nata nel 1973. È diventata una sceneggiatrice Rai, e più volte Costanzo ha parlato di lei, sostenendo che riesca a conciliare il suo lavoro di scrittrice con quello di mamma alla perfezione. Saverio Costanzo, nato nel 1975, è conosciuto per essere un regista pluripremiato. È stato lui a dare vita all'amata fiction L'amica geniale, ed ha vinto tanti premi come il David di Donatello o il Nastro d'Argento. Gabriele invece ha 31 anni ed è stato adottato da Costanzo e da Maria De Filippi nel 2004, quando ne aveva soltanto 12. Gabriele lavora oggi per l'azienda della madre, La Fascino, e nello specifico è molto presente nel Dietro le Quinte, di Uomini e Donne. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate tutti questi dettagli sulla vita di Maurizio Costanzo e sui suoi figli oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.